L'infrastruttura informatica, come vi ho già detto, è uno dei punti critici del trading sistematico, ovvero andare ad automatizzare un sistema su un'infrastruttura può richiedere, un applauso anche a Silvia, ecco che ci ha raggiunto, buongiorno Silvia. Buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere qui quest'oggi, chiedo scusa, materiale purtroppo non è arrivato, quindi abbiamo stampato l'elenco della nuova emissione di certificati a leva fissa e troverete anche un coupon per registrarvi gratuitamente alle newsletter, potete farlo poi anche tranquillamente dal sito investimenti.unicredit.it. Grazie. E l'infrastruttura, adesso vi spiegherò perché si lega a Unicredit, perché si lega a Directa, nel caso specifico del trading robot, però è uno dei punti critici, perché come abbiamo detto io posso avere l'idea, programmarla, ottimizzarla, validarla, backtestarla, creare il portafoglio e quando vado a mercato avere tutta una serie di problemi tecnici che vanno a creare un'inefficienza di risultati nel mio portafoglio. Mi è successo casi con i discenti che alle prime automatizzazioni non si erano accorti che gli era rimasta aperta una posizione e quindi poi sono andati a chiudere a mano un'operazione che doveva essere chiusa il giorno prima, un ordine doppio, cioè ci sono dei problemi tecnici con il trading sistematico, l'importante è conoscerli prima, è fare attenzione a quelle che sono le criticità dell'informatica legata al mondo dei trading system. E se le slide mi aiutano, Multicharts in particolare è la piattaforma che noi utilizziamo. Algoritmica non è che sponsorizziamo Multicharts, Multicharts è la piattaforma che utilizziamo per fare trading e quindi cerchiamo di spiegare alle persone come si utilizza Multicharts, perché utilizziamo quella, altrimenti ci dovremmo inventare chissà cosa. Utilizziamo quella e parliamo di quella. Nonostante questo, Multicharts costa. È un software che di base costa $1,500 per acquistarlo. Quindi è un investimento che il trader deve fare all'inizio del suo percorso. Poi, ad esempio, tra i benefit che c'erano dentro a diventare quant, diamo la licenza semestrale, così uno si iscrive al percorso, segue tutto il percorso e poi decide se comprarsela per conto suo. Si riesce ad ottenere con degli sconti nei periodi di promo, però meno di $1,000 è difficile. Quindi partire già con l'investimento dei $1,000 in Multicharts è qualche cosa. Per fare trading sistematico seriamente ci vuole un server o una VPS, quindi una macchina virtuale. È un investimento anche questo. Un server decente costa €150 al mese. Se volete partire con una macchina virtuale perché avete pochi sistemi si riesce, ma non con meno di $70-80 al mese, quindi all'anno sono altri €1,000 almeno da mettere in conto. Mettici €1,000 del server, mettici €1,000 della piattaforma, mettici che i dati i pacchetti dei dati che il broker mi deve fornire li devo pagare. Ci sono dei pacchetti dati come quelli del caffè, dell'ICE americano, che costano anche $100 al mese. Questo ovviamente è un'eccezione, abbastanza è un'eccezione alta, ma la media è che però qualche dollaro al mese per la sottoscrizione dei dati, perché possano essere letti dalla piattaforma, li devo mettere. Mettici le commissioni, mettici se devo abbonarmi a un pacchetto di sistemi come potrebbe essere il circolo dei trader perché non ho i miei. Ho dei costi fissi, quindi è il motivo per cui noi cerchiamo di dirvi, non in modo commerciale, che il trading sistematico va approcciato con un approccio imprenditoriale. Intendo non in modo commerciale per dirvi che non è modo per dirvi diventerete gli imprenditori di voi stessi. Il concetto è che se non lo affrontate, il trading sistematico, con l'approccio imprenditoriale, quindi ho dei costi, li devo quantificare, li devo conoscere, ho dei rischi, ho un rischio di impresa perché i sistemi potrebbero andare male, potrei non aver fatto le valutazioni corrette. Quindi se non mi approccio al trading sistematico con questo approccio, appunto, gioco di parole, ma il fallimento è più che probabile. Che cosa abbiamo fatto in collaborazione con Unicredit adesso qui c'è anche Gabriele Villa, quindi con anche Directa, quindi con un broker. Abbiamo cercato di distruggere quelle che sono solitamente le barriere all'entrata nel mondo del trading sistematico.
Tra l'altro, piccolissima parentesi, ma tanto questi sono aggiunte, diciamo, a quello che vi ho detto. Abbiamo la piattaforma, abbiamo i dati, abbiamo un corso, abbiamo un abbonamento ai sistemi, abbiamo... Poi potremmo avere appunto il know-how, quindi il corso di formazione, acquistare libri. Francesco Placci, adesso non so se c'è ancora qui in sala, ma dopo deve tornare, ogni settimana mi manda una mail con scritto: mi prendi questo libro? Io vado a vedere, sono $100, $90, sono dei libri magari di autori americani, e spendiamo veramente come algoritmica, penso, cifre abbastanza considerevoli in acquisto di libri. Ricerca dei sistemi, composizione del portafoglio, quindi analisi del rischio, cioè tra il tempo e i soldi e l'investimento che devo fare per arrivare a toccare il trading sistematico, ci sono degli ostacoli, e quindi tempo. No, noi abbiamo cercato di fare con Unicredit, con Directa, un percorso facilitato che non può essere considerato come il punto di arrivo, ma come il punto di partenza, e che racchiude già al suo interno tutti questi step. Perché che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo in piedi un servizio che si chiama Algo Certificate, ne abbiamo già parlato in vari eventi e vi manderemo dei link, quindi oggi non approfondiamo Algo Certificate nello specifico, ma Algo Certificate non è niente più che un servizio di segnali gratuiti sui certificati di Unicredit, ed è il motivo per cui c'è qui Silvia. E il percorso è facilitato perché il Trading Robot, che è uno dei software che abbiamo sviluppato, è gratuito. Quindi abbiamo sviluppato un software che si chiama Trading Robot, che dà un sistema di trading gratuito, lo integra e lo interfaccia automaticamente con un broker, nel caso qui Gabriele, quindi con Directa. Tutto questo non ha costi. Non ha costi nel senso che la piattaforma non ha un costo, il software, il sistema non ha un costo. Adesso ve ne parlerà magari meglio Gabriele, però Silvia, i certificati fatti con Directa non hanno costi commissionali. Quindi questo è un modo che abbiamo trovato per facilitarvi il percorso, dandovi dei sistemi che comunque sono stati backtestati, validati, ottimizzati e inseriti nel contesto di portafoglio. Adesso non sto qui a approfondire oltre, perché vorrei dare spazio a Silvia e Gabriele per darci ulteriori spunti. Ti ringrazio molto, Andrea. Se siete d'accordo inizio io. Appunto, è estremamente interessante il Trading Robot che è stato sviluppato, e grande novità del 2018, è stato applicato anche ai certificati a leva fissa sulle azioni, non soltanto su quelli su indici. Oggi vorrei presentarvi anche la gamma di certificati a leva fissa completamente rinnovata, con 39 certificati sia su indici che su azioni con leva 3. Dunque, innanzitutto su che cosa sono i certificati a leva fissa per coloro che non li conoscono ancora. Sostanzialmente, se partiamo da un'attività di riferimento che può essere l'azione o l'indice e applichiamo un fattore di leva, ecco, l'index sponsor, chi calcola l'indice, creerà questo indice di strategia a leva, e i certificati benchmark leva semplicemente vanno a replicare linearmente uno a uno la performance di quest'indice di strategia leva. Dato che il certificato quindi segue un indice a leva, fa sì che questo appartenga quindi alla classificazione a ceppi dei certificati a leva. Chiaramente, come tutti gli strumenti di trading dotati di leva finanziaria, sono più rischiosi perché c'è potenzialmente anche la perdita dell'intero capitale investito. Tuttavia, rispetto ad altri strumenti derivati, abbiamo la consapevolezza che alla peggio abbiamo perso i 50-100 euro che abbiamo investito per acquistare il certificato. Chiaramente la leva agisce come una forbice, quindi le performance al rialzo e al ribasso sono parimenti amplificate. Se facciamo un esempio concreto con il FTSE MIB, se questo sale dell'1% e applichiamo un fattore di leva 5, l'indice di strategia FTSE MIB per 5, quindi si incrementerà del 5%. Di conseguenza il FTSE MIB per meno 5, sempre dato la
aumento dell'1% del FTSE MIB diminuirà del 5%. Questa chiaramente è una semplificazione perché non va a tenere conto di alcuni dettagli come dividendi piuttosto che eventi societari, altri aspetti commissionali e di metodologia di calcolo di questi indici di strategia leva. Però grosso modo, tanto per rendere l'idea, diciamo che se l'azione o l'indice sottostante aumenta, l'indice corrispondente al rialzista aumenterà per il fattore di leva e quindi moltiplicherà per 5 la performance dell'azione dell'indice. Il certificato a leva fissa si muove parimenti con l'indice a leva sottostante, quindi se il FTSE MIB per 5 darà una performance di più 5%, allo stesso modo farà il certificato. Quindi sostanzialmente il valore di un certificato, anche qui di nuovo semplificando, è dato dal valore dell'indice moltiplicato per un multiplo, che quindi è il fattore di partecipazione alle performance di quell'indice di strategia. La leva è fissa perché viene ricalcolata dall'index sponsor ogni giorno sulla base del valore di chiusura della seduta precedente. Inoltre, come Unicredit, abbiamo creato questa linea smart di certificati a leva dove il multiplo, quindi il fattore di partecipazione, viene aggiornato quotidianamente. Il valore valido per ciascuna giornata di trading lo potete trovare sul sito investimenti.unicredit.it. Viene comunicato a Borsa Italiana il giorno precedente, quindi c'è anche un avviso di borsa, ma è più comodo, diciamo, monitorarlo direttamente sulla pagina investimenti.unicredit.it nella pagina di dettaglio. Essendo strumenti dotati di leva finanziaria, eccezionalmente vengono applicate delle commissioni, perché l'attività di copertura da parte dello specialista chiaramente implica uno sforzo aggiuntivo, essendo una posizione da coprire con leva. Quindi vengono applicate delle commissioni di gap e commissioni di gestione, che sono già incorporate nel prezzo del certificato. Queste commissioni sostanzialmente sono pro rata temporis, quindi se io trattengo il certificato per un giorno, le pago per un solo giorno; se lo detengo per più giornate, saranno proporzionali alle più giornate. Sostanzialmente con i certificati a leva fissa si possono adottare delle strategie di trading direzionale, quindi rialziste nel caso in cui detenga uno strumento long, ribassiste nel caso di uno strumento short. Tuttavia la leva finanziaria può essere utilizzata anche per strategie di copertura, perché sfrutto la leva finanziaria per andare a coprire potenzialmente un valore del proprio portafoglio superiore con un limitato esborso di capitale. Il lotto minimo di negoziazione è di un solo certificato, i cui prezzi sono attorno ai 30-70 euro circa, poi dipende appunto, il valore del certificato si muove molto in base a come si muove l'indice sottostante. E l'altro segnale che volevo darvi è che gli indici sottostanti, questi indici di strategia leva, sono tutti calcolati da index sponsor esterni, indipendenti da Unicredit. Questo va a limitare anche potenziali conflitti di interesse, perché semplicemente vanno a replicare linearmente l'andamento di questo indice di strategia leva, calcolato rispettivamente da FTSE per il FTSE MIB, piuttosto che Euronext per il CAC 40, Deutsche Börse per il DAX a leva, Stoxx per lo Eurostoxx 50. Quanta leva, e su tutte le azioni con leva 2 e leva 3 ci siamo appoggiati a ICF Bank AG, che è un index provider tedesco molto specializzato in questo ambito. A livello europeo, diciamo, l'Italia ha performato molto bene, perché da quando sono entrati sul mercato i certificati a leva fissa, se andiamo a guardare i volumi sul mercato SEDEX, sono aumentati veramente in maniera esponenziale in questo segmento, e a livello europeo l'Italia è il paese dove i volumi scambiati sui certificati a leva fissa sono superiori agli altri paesi. Questo ci fa piacere, perché tipicamente l'Italia invece a livello europeo per tanti anni nel segmento dei certificati non era certo al primo posto, dove sono paesi come la Germania per esempio, dove gli strumenti dotati di leva finanziaria sono molto più numerosi rispetto a quelli che abbiamo qui in Italia. Se vuoi commentare anche tu, Gabriele, questo dato. Prego.
Io voglio andare short, non posso shortare il long, devo comprare uno strumento che va short, giusto? Esatto, oh. Esatto. I certificati non possono essere shortati, magari poi vuoi aggiungere qualcosa anche tu. Si possono acquistare con una semplice transazione appunto di borsa, appoggiandovi al vostro broker, ma non possono essere shortati. Per andare, diciamo, ribassisti si può comprare il certificato a leva ribassista, e quindi meno 2, meno 3, meno 5, meno 7. Prego. Se vuole possiamo andarla a vedere direttamente sul sito. Comunque la commissione di gestione di solito è tra lo 0,4 e lo 0,5%, e la commissione di gap dipende dal fattore di leva finanziaria, varia da uno 0,75 a un 4,5% in base alla leva e alla rischiosità, diciamo, del sottostante. È più bassa sugli indici, un pochino più elevata sulle azioni, dove, diciamo, la liquidità del titolo è inferiore rispetto a quella di un indice, quindi implica maggiori costi per la copertura della posizione. Sì, riprendo quello che era la domanda sullo short. Per un broker la possibilità di dare al cliente l'operatività in short dipende dalla possibilità di prendere a prestito il titolo sottostante, quindi io posso dare una short su un'azione se da qualche parte questa azione la posso prendere a prestito e ridare. Soprattutto quando è overnight, quindi più di un giorno, io devo avere una copertura di titoli, perché se lei le ha vendute vuol dire che io devo andare a prenderli a prestito. Intraday ci possono essere delle ricoperture, però è sempre molto rischioso, e sui certificati la possibilità di prenderli a prestito non esiste nel mercato tra broker, e quindi al netto di possibilità di offrirli a livello intraday non si riesce. Un'altra problematica della possibilità di dare un titolo shortabile certificati è la ricopertura a fine giornata. Ipotizziamo che lei oggi vende allo scoperto un certificato. Lei o lo deve ricoprire entro la giornata, se non lo fa lei lo dovrà fare automaticamente il suo broker, e a quel punto deve andare sul mercato. Se lo fa verso la fine del mercato, il market maker riduce gli obblighi, soprattutto smette di quotare un po' prima della chiusura del mercato, e questo è da regolamento di borsa, quindi è tutto regolare, però in quel momento c'è una liquidità più bassa, quindi più difficile. In aggiunta, il mercato Sedex di Borsa Italiana non dà la possibilità di mettere prezzi al meglio, quindi va sempre messo un prezzo limite, e questo è un'ulteriore difficoltà nell'andare a ricoprire il prodotto. Quindi, a quanto ne so io, nessuno dei broker italiani esteri dà la possibilità di vendere allo scoperto un certificato, motivo per cui gli emittenti creano certificati ribassisti. Ecco qui la nuova emissione di 39 nuovi certificati a leva fissa sui principali indici europei, quindi per puntare sul nostro indice domestico FTSE MIB con leve da 3 a 7, poi lo Eurostoxx 50, CAC 40 e DAX. Allo stesso modo abbiamo rinnovato anche tutti i certificati a leva fissa sulle azioni italiane con leva 3, sia long che short, quindi abbiamo Fiat, Generali, Enel, Eni, STM, Microelectronics, Telecom Italia, e per quanto riguarda le principali azioni europee, Allianz, BMW, Deutsche Telekom, Louis Vuitton, Total e Volkswagen. Giusto un appunto, certificati a leva fissa tipicamente vengono utilizzati in ottica di brevissimo termine, anche intraday, e in effetti il trading robot sugli indici appunto ha un orizzonte temporale all'interno della stessa giornata, quindi il segnale di apertura poi si chiude all'interno della stessa giornata di trading, mentre quello sulle azioni è su più giornate, ma poi ce lo illustrerà con calma Andrea. È bene ricordare che nel caso in cui lo strumento venga detenuto su più giornate entra in gioco l'effetto dell'interesse composto, quindi va ad amplificare leggermente la performance se il trend è persistente nel corso delle giornate, quindi non è semplicemente la performance dell'attività di riferimento, l'azione o l'indice moltiplicata per il fattore di leva, è leggermente superiore. Di contro, se abbiamo un'altalenanza tra rialzi e ribassi, questo va a penalizzare leggermente
ovviamente la performance complessiva. Abbiamo un esempio dove se nelle diverse giornate l'indice FTSE MIB continua a salire, quindi abbiamo un 4,05% di performance, considerando un fattore di leva 5, nel caso del certificato FTSE MIB per 5 non è semplicemente il 20-25%, ma il 20-20%, ma il 21,28. Di contro, se abbiamo un'altalenanza tra rialzi e ribassi, e complessivamente quindi FTSE MIB fa una performance dello 0,96, se questa la moltiplichiamo per 5, otteniamo leggermente meno del 4,80%. Ripasso la parola a Andrea. Vuoi appuntarti qui? È giusto per dire che quello che hanno detto loro è che siamo riusciti, unendo le forze, a creare un percorso facilitato per iniziare a fare trading sistematico automatico, perché abbiamo la piattaforma che è gratuita, abbiamo i segnali che sono gratuiti, abbiamo i certificati che sono gratuiti. Questo non vuol dire che sono esenti da rischio e sono esenti da tutti quelli che sono gli aspetti del trading sistematico, però abbiamo abbattuto quel primo muro che spesso non permette a tutti di toccare con mano il trading sistematico, perché appunto seguire tutti i percorsi formativi, seguire tutto il percorso e arrivare ad avere il controllo di tutto il processo, abbiamo detto che oltre ad essere un investimento in denaro se si seguono percorsi formativi, ma oltre ad essere un investimento di tempo se ognuno decide di iniziare a studiare per conto proprio, richiede qualche anno di tempo. Quindi il col trading robot tutto questo si taglia, ovviamente ripeto, non può essere il punto di arrivo in termini di ho finito tutto lì, però può essere un bellissimo punto di partenza e un modo per capire quali sono le dinamiche del trading sistematico, perché il software automatizza tutte le strategie, è già pronto, appunto è gratuito, sono gratuite le strategie, sono gratuite le commissioni, è secondo me una bella unione di forze cioè facciano parte di... Mi ha incuriosito sicuramente tutti la esatto, possibilità di negoziare con commissioni zero, quindi che non si paga nell'acquisto e in vendita. Prego. Innanzitutto mi presento, sono Gabriele Vila, sono responsabile dello sviluppo business di DirectaSim. Ringrazio Andrea, Emilio e Silvia per avermi invitato. Ero là seduto in fondo e prima ho sentito alcuni di voi che alla domanda che broker utilizzate Interactive mi è venuto un po' freddo, però effettivamente c'è da dire che per l'operatività di cui si è discusso prima, ovvero le opzioni americane, alzo le mani e oggettivamente il broker Interactive è sicuramente il migliore sulla piazza. Altro discorso è invece per chi è interessato a fare un'operatività su certificati, su azioni italiane. Directa è nata nel 96, quindi sono 22 anni di operatività, siamo stati il primo broker online nato in Italia e in Europa, e il nostro punto di forza qual è? Quello di dare al cliente la possibilità di andare a mercato in tempi molto veloci, molto efficienti e con i costi più bassi possibili. Quali sono questi costi? I costi sono standard di 1,9 per 1000 del controvalore con un minimo di 2 euro, oppure la degressiva, quindi chi fa tantissimi ordini al giorno, partiamo al primo ordine 8 euro per arrivare oltre il 51esimo ordine a 1,50 euro ed eseguito, quindi chi fa più di 50 ordini all'interno della giornata va a pagare 1,50 euro di commissioni, oppure quella più comune, la commissione 5 euro fissa per ogni eseguito a prescindere dal controvalore. Questo però ovviamente può essere in ogni caso una barriera all'ingresso, perché magari volete fare una prova su un certificato di Unicredit, oppure volete utilizzare il trading robot però non vi fidate tanto e non volete mettere un ammontare molto rilevante. A quel punto abbiamo detto limitiamo il più possibile le barriere all'ingresso, quindi come giustamente ha detto Andrea abbiamo cercato di abbattere tutti i costi. Primo, abbiamo eliminato il costo di apertura conto, quindi aprire il conto con Directa non ha nessun costo. Dal 3 settembre la procedura è tutta online, quindi si compila un form online, c'è l'identificazione tramite webcam, firma elettronica del contratto, quindi in 5-10 minuti fate tutto. Non ci sono costi per la piattaforma, né la nostra né quella di Andrea.
I dati real time, quindi quelli che fanno pagare le borse sul mercato italiano, sono coperti da Directa, e in più anche le commissioni di negoziazione sui prodotti certificati di Unicredit sono pari a zero. Ovviamente non siamo dei benefattori, siamo anche noi una società a fini di lucro, c'è un accordo commerciale fra noi e l'emittente, tale per cui l'emittente ci rimborsa una parte delle commissioni che noi avremmo incassato. Noi siamo contenti perché diamo un servizio a valore aggiunto, crediamo, al cliente. Unicredit fa un po' di volumi, fa market share, riduce la liquidità sullo spread sui prodotti, quindi è molto contento. E quali sono gli unici parametri per beneficiare di questa commissione zero? Che il controvalore dell'ordine sia almeno di 500 euro per tutti i prodotti, ad eccezione dei leva, che il controvalore deve essere almeno 1000 euro. Quindi è sufficiente un portafoglio, mi permetto di dire, abbastanza contenuto, quindi investite un 1000-2000 euro su questo progetto, decidete uno o due prodotti, basta che il controvalore sia almeno 500 euro e la commissione è assolutamente azzerata. Come interfacciare il trading robot? Per voi è quasi un esercizio a impatto zero, perché dovete ovviamente aprire un conto con Directa, chiedere il trading robot all'algoritmica, loro faranno tutti i settaggi, quindi potete utilizzare direttamente il trading robot per mandare ordini anche a Directa. Questa era un po' la mia introduzione, quindi non vorrei rompere... Il lato positivo che ho riscontrato, noi più o meno abbiamo lavorato un po' con tutti i broker italiani per fare lo sviluppo, e il fatto che Directa abbia un team interno di sviluppo IT, cioè i ragazzi che sviluppano le API, adesso non entriamo nel dettaglio tecnico, però siano interni al broker, è un bel punto, mi permetto di... Assolutamente, il punto di ingresso è sicuramente una società come Algoritmi che vi aiuta. Poi noi siamo forse l'unico broker... Adesso il punto non mi piace, no, infatti non mi piace fare delle chissà quali... Siamo forse l'unico broker italiano che dà l'accesso al cliente singolo alle nostre API. Quindi per chi di voi è un programmatore già con una certa esperienza... apre il conto con Directa, richiede una specifica abilitazione e il nostro team di programmatori vi dà a disposizione le librerie API alle quali voi potete attaccarvi, programmare quello che volete e mandare l'ordine senza neanche aprire la classica piattaforma di trading che trovate con Interactive, Fineco, Sell, WBank, eccetera. Cosa non scontata, se c'è un problema risponde direttamente a livello tecnico, sto dicendo, risponde direttamente il team interno. Assolutamente posso sì. Garantire che in tanti altri casi si viene rimandati a team che di fatto poi sono esterni. No, rispetto ad altri broker noi facciamo solo quelli, non facciamo solo trading online, quindi dobbiamo farlo anche abbastanza bene, sennò saremmo già a gambe all'aria. E sì? Scusi? Sì, c'è la formulazione gratis. Sì, assolutamente, sì sì. Il robot è gratuito a prescindere. Trading robot. Perfetto. E la cosa anche a valore aggiunto è che se qualora voi aveste problemi nell'invio dell'ordine o nel gestire la piattaforma, abbiamo l'help desk che è l'unico, ancora una volta in Italia, aperto 24 ore su 24, dalla domenica sera al venerdì sera. Quindi se voi chiamate alle 3 di notte all'help desk di Directa, vi risponderà una persona forse un po' sonnata, si impiegherà magari dagli 30 secondi per capire la domanda, però anche di notte voi potete chiamare e risponderà. E l'assistenza IT è garantita anche di notte, in questo caso da remoto, ma sarà l'help desk che smisterà la vostra domanda. Altre piccole note di eccellenza, i nostri server sono attaccati ai server di Borsa Italiana, che è un data center a Milano, quindi il problema della distanza fra il server del broker e il server della borsa è annullato e lì la latenza, tecnicamente si chiama latenza, è praticamente annullata. Ovviamente resta il tempo necessario dal vostro PC, dal vostro smartphone per far arrivare l'ordine. Ultimo nota, anche in questo caso una piccola eccellenza sui mercati italiani, se siete appassionati di azioni di future, anche in questo caso abbiamo le commissioni tra le più basse in Europa.
Se posso aggiungere giusto un appunto, per chi è interessato magari anche ai certificati investimento, ecco, ricordiamo che l'accordo con Direct si applica non soltanto ai certificati leva fissa, ma anche ai certificati investimento cover warrant, quindi qualunque strumento finanziario messo da Unicredit come certificati cover warrant sono all'interno di questo accordo con commissioni zero, quindi non pagate le commissioni di transazione né sull'acquisto né sulla vendita. Infatti sono strumenti, non solo quelli di trading, ma anche certificati che implicano un po' un'identificazione anche dell'esatto market timing in cui entrare e uscire dal proprio investimento. C'è sempre come controparte Unicredit Bank AG che agisce come specialista e quindi espone in via continuativa le quote in acquisto e in vendita, ma la possibilità di poterlo negoziare sia l'acquisto che la vendita a commissioni zero sicuramente è un vantaggio ulteriore per chi si vuole avvicinare a questi strumenti. Per esempio, se posso fare un esempio pratico di alcuni casi reali dei nostri clienti, Unicredit emette dei bellissimi prodotti che pagano mensilmente una cedola, ovviamente o uno ha un patrimonio molto grosso o se no non è che può fare chissà quali investimenti, perché il costo che ho per comprare 1000 euro di strumento, se poi ci metto 5, 10, 20, 25 euro di commissione come spesso accade con altri intermediari, la cedola che mi arriva, gioco forza, quasi viene consumata dalle commissioni. Se invece andate a farvi un piano, chiamiamola quasi di accumulo, che ripeto è avere almeno 500 euro di investimento, ma lo fate progressivamente, a quel punto il netto investimento è esattamente quello che voi andate a comprare, avete una cedola mensile non ridotta, passatemi il termine, dall'impatto negativo delle commissioni. Quindi una piccola idea che vi posso dare, proprio frutto dell'esperienza di alcuni nostri clienti, è andare a farsi un piccolo portafoglio di prodotti che pagano una certa cedola regolarmente, con un rendimento che al netto delle tasse è il rendimento lordo dell'emittente. Sì. Noi siamo un soggetto sostituto d'imposta, quindi chi apre il conto con noi ha già la situazione patrimoniale al netto delle tasse, quindi noi facciamo tutte le trattenute, applichiamo anche la Tobin tax se dovuta, quindi tutta la parte fiscale è già gestita al 100% da Directa, e anche le eventuali compensazioni fra plusvalenze, minusvalenze pregresse, la cedola, il certificato va ovviamente a essere compensata con eventuali minus, è una cosa che viene automaticamente gestita da Directa e voi trovate sulla vostra situazione tutte le attività svolte. Il nostro cliente vi può dare eventualmente conferma di questa attività. Se posso aggiungere una nota sull'aspetto fiscale dei certificati, qui in linea generale posso dire che oltre all'aliquota sostitutiva del 26%, i proventi derivanti dai certificati appartengono alla categoria dei redditi diversi, quindi sono pienamente compensabili con le minusvalenze dei precedenti 4 anni che derivino da altri certificati, da titoli azionari, da qualunque altro tipologia di investimento. Questo, diciamo, è il grosso vantaggio fiscale dei certificati. Ci avviciniamo verso la fine dell'anno, quindi anche il ribilanciamento portafoglio, forse in ottica, diciamo, di recupero delle minus, può essere interessante. Se non avete altro da aggiungere, io vi ringrazio per l'attenzione. Vi ringrazio anche tanto. Giusto, magari se vuoi ricordare, Andrea, diversi canali con cui possono appunto utilizzare i segnali sui certificati a leva fissa. Allora, nel sito di Algoritmica avete una sezione che è proprio quella per iniziare, dove trovate i vari Algo Certificate, quindi quelli sull'azionario, quelli sul nuovo servizio, quelli sugli indici, vecchio servizio che potete ancora seguire, e il link sul Trading Robot, dove trovate nella pagina tutte le specifiche tecniche, i video. Avete addirittura un link dove potete andare a guardare tutti i video formativi. Comunque, come ho già poi detto prima, oltre alle slide riceverete i link per tutti i vari materiali di ogni singolo intervento, e quindi ovviamente riceverete anche una nota sul Trading Robot, come richiederlo e come... Ah sì, non è uguale, tanto non si sente.
Certamente. Era qui. Sì. Ecco, vi ricordiamo anche i prossimi appuntamenti. Il 27 di settembre formazione alto livello nelle torri di Unicredit a Milano, dove parleremo anche di certificati di investimento oltre a strategie di trading. Inoltre chiaramente il webinar trimestrale in compagnia di Andrea, il webinar di Algo Certificate, Investing Roma il prossimo 5 ottobre, dove metteremo a disposizione per chi vuole così avvicinarsi per la prima volta ai certificati della fissa con del trading virtuale, un simulatore, One Markets Simulator, dove davanti al proprio schermo scorrerà una giornata reale di borsa passata e si potrà negoziare e vendere il certificato leva 7 sul FTSE MIB, quindi benchmark leva 7, Italia leva 7. E questo potrebbe essere un tipo di sessione di allenamento anche in vista del torneo Total Expo Contest, che vedrà una gara a livello nazionale il 17 di ottobre. Il vincitore verrà premiato nel corso del Trading Online Expo in Borsa Italiana il prossimo 24 e 25 ottobre. Tanti sono gli appuntamenti, continuate a seguire tutte le novità del mondo dei certificati sul sito investimenti.unicredit.it. A vostra disposizione sempre il servizio clienti, non siamo in notturna, ma dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 più che volentieri c'è un numero verde a vostra disposizione. Quando volete potete anche contattarci via email e saremo più che volentieri contenti di appunto rispondere a tutte le vostre domande per chiarire ogni dubbio in merito ai certificati. Unicredit con l'iniziativa One Markets è proprio dedicata a diffondere la conoscenza di questi strumenti che consentono di realizzare strategie di trading, di copertura o di investimento di breve e medio termine con diversi livelli di protezione, rendimento a cui puntare in base a diversi scenari di mercato. Sono strumenti molto flessibili, quindi spero di avervi incuriosito. Se desiderate maggiori informazioni sui certificati o desiderate ricevere delle newsletter finanziarie, potete compilare il coupon, lo potete compilare anche online sul sito investimenti.unicredit.it, sono tutte completamente gratuite. Grazie Silvia. Grazie Silvia, grazie Gabriele. Io chiamerei qui sul palco adesso Francesco Placci, che vi parliamo di Performance Decay. Un applauso per Silvia e per Gabriele.